Maurizio Gennari, storico personaggio del cinema italiano e del cinema romano in particolare. Facciamo un po' il punto, visto che siamo qui al Microsalon, di cui tu sei una dei soggetti portanti della struttura che organizza questo Microsalon. Facciamo un po' il punto su quello che oggi il discorso del cinema in termini di maestranze, di attività, di professionalità, in particolare su Roma. E ti ringrazio per avermi definito storico, è importante comunque. Storico inteso come maestro di esperienza, e non certo come spirito. Certo, l'aspetto importante è che mi sto dedicando abbondantemente, sia come associazione AIC, Associazione degli Autori Italiani della Cinematografia, sia come federazione delle associazioni cine audiovisive. È una federazione, si racchiude sotto la sigla di FIDAC. Sotto la sigla di FIDAC noi stiamo facendo un lavoro importantissimo, parallelo al lavoro del contratto collettivo nazionale di lavoro, perché ci siamo accorti 2 anni e mezzo fa che in effetti nel contratto collettivo nazionale di lavoro era stato assolutamente gestita una cosa molto particolare, che era la certificazione professionale. Essendo una situazione che certificazione uni non può essere, bisogna sottostare al regolamento 13 del 2013 che prevede gli attestati di qualifica delle competenze, si è aperto un enorme dibattito tra le associazioni di categoria di maestranze, 17 maestranze, 20 specializzazioni, per poter costruire che cosa? Dei profili formativi che stabiliscano esattamente come si dovrà fare la formazione di questi mestieri. I mestieri apicali sono quelli autoriali, i mestieri del cinema, che sono tutte le maestranze, probabilmente se ne occuperà Cinecittà. Quindi abbiamo costruito con il Ministero, con il MIMBACT, abbiamo costruito un percorso che è previsto nella legge Franceschini. Quindi in linea di massima entro un anno, ci sarà pure una convention fatta apposta, avremo finalmente un binario dentro il quale convoglieremo tutti i nuovi requisiti per essere associati alle associazioni e per poter essere persone certificate. L'AIC si è mossa sempre come famiglia storica, diciamo, perché 65 anni alle spalle di associazionismo sono una cosa molto importante. L'AIC si è, da 6 anni a questa parte, si è resa conto che bisognava anche incrementare assolutamente la conoscenza tra le persone che lavorano nell'ambito tecnico, e quindi abbiamo fatto questo bellissimo microsalon che, come si sa, deriva dalla dicitura francese che ci ha ceduta con piacere l'Associazione Francese dei Cineoperatori. E naturalmente noi abbiamo preso che cosa? Il fatto di essere specializzatissimi. Abbiamo avuto sempre degli spazi migliori rispetto a quello francese, quello francese si svolge in una scuola, quindi con le scale. Noi invece abbiamo lavorato per 2 anni all'interno di Cinecittà, primo e secondo anno. Terzo anno siamo andati all'EUR, nel Palazzo delle Tre Fontane. Quarto anno l'abbiamo fatto a Centro Sperimentale, quinto anno sempre Centro Sperimentale. Ora abbiamo deciso, di comune accordo con Cinecittà, che bisognava ritornare nella casa madre, e la casa madre è fondamentale perché abbiamo capito che per tutti quelli del cinema è un punto di riferimento. Senti, sicuramente l'ultimo anno per il cinema italiano è stato un grande anno, ci sono stati dei grossi cali soprattutto a livello di botteghino. Secondo te come si viene fuori da questa situazione da un punto di vista delle maestranze, ovviamente, perché chiaramente poi le maestranze da questo hanno un grave danno, perché spesso questi professionisti lavorano a giornate sulla produzione. Il problema è molto serio, perché i sindacati, con i quali per motivi logici abbiamo avuto tanti rapporti, ci mettono in guardia da un fatto: primo, l'evanescenza di alcune professioni. Non si capisce se hanno contratto, se lavorano ad IVA, non si capisce come funzionano. E l'altra cosa che è anche molto ma molto antipatica è il fatto che, per esempio, l'ambiente di lavoro straniero ci chiede una certificazione, una qualità di competenze che in Italia sino ad ora non si era assolutamente inquadrata, ma ci chiede in cambio anche di lavorare con un orario più lungo. La problematica è grossa, perché in Italia non si fa sabato,
a meno che non ci siano deroghe particolari. Le maestranze vogliono mantenere un livello qualitativo, e il livello qualitativo in genere non passa dalle troppe ore di lavoro o anche da una paga esagerata. Non significa niente, certo, perché l'organismo si stanca, il lavoratore non funziona più bene, e nella maggior parte dei casi sono lavori oltretutto abbastanza complessi e in situazioni drammatiche qualche volta, quindi si deve concepire una formula che ancora i sindacati e i datori di lavoro non hanno trovato. Si spera che al più presto si risolva, perché il livello è tutto basso, si va abbassando progressivamente, si va a scoprire che basta una persona soltanto del cinema italiano per consentire a uno straniero che arriva in Italia di avere il tax credit, e quindi piglia un generico per due giorni e ha risolto tutto. Allora, la problematica è enorme. Il cinema, ha detto giustamente Luciano Tovoli l'altra sera alla Casa del Cinema, quando serviva ai politici di tutti i colori era finanziato, si lavorava bene. Da quando gli serve la televisione, il cinema l'hanno abbandonato. La legge Franceschina a questo punto serve davvero a qualcosa o no? Serve molto. Anche perché tutti ci siamo ricreduti, perché c'era prima la legge Franceschini, c'era la De Giorgi. La De Giorgi aveva portato avanti un discorso importante, ma la De Giorgi a un certo punto ha visto arrivare l'idea di fare una legge col nome Franceschini, ma Franceschini ha dato un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Ha dato quello che poteva dare alla produzione e quello che si poteva dare alle maestranze, quindi ai lavoratori. La situazione secondo me è una buona legge, è stata tutta completamente approvata, tutti i decreti attuativi sono stati fatti, quindi è oramai blindata, qualsiasi situazione politica arriva in Italia, la legge Franceschini deve funzionare, ed è la prima legge che vede le rappresentanze delle maestranze nei comitati dove si deve discutere di formazione, di qualifica delle competenze, meglio di così. Quindi c'è un rilancio, se non altro, proprio del lavoro del cinema. Cos'altro serve al settore per un rilancio reale? I soldi, ma i soldi dei produttori. Quindi significa qualcuno che voglia fare il produttore e che abbia idea di riempire un'altra volta le sale. Perché comunque tu parlavi del finanziamento del cinema, ma di fatti il finanziamento pubblico poi alla fine diventa una droga che svilisce e uccide anche il settore in un certo senso. Quando il finanziamento è orientato in maniera perfetta, in maniera da mettere in evidenza un cinema di qualità, in realtà il finanziamento serve. Serve perché? Perché aiuta in gran parte a costruire un progetto che altrimenti non decolla come qualità generale. Quindi l'aiuto serve proprio a quello. I sistemi sono tanti e vanno corretti alcuni, perché il tax credit non ha funzionato bene, bisogna farlo funzionare meglio, però secondo me ci vogliono le idee, e le idee ci sono. Il problema è che se si percorre, diciamo, un binario di cinema facile, si finisce per essere drogati dal cinema facile, e il cinema facile non esce fuori dall'Italia, è un cinema regionale. La domanda è, però, è vero che comunque purtroppo negli ultimi anni si è assistito a un'attività a livello produttivo soprattutto di, dico io, prenditori e non imprenditori, nel senso che con il finanziamento pubblico, non so fino a che punto questo racconto è reale da quello che io sentivo, ma chiunque riusciva a prendere il suo milione di euro di finanziamento metteva subito qualcosa in tasca e poi un'altra buona parte lo destinava per produrre, bene o male aveva già guadagnato prima ancora di accendere la cinepresa. Si è fatto anche in maniera estremamente, secondo me, disonesta, anche con il tax credit, per cui se tutte queste cose vengono regolarizzate e portate in una maniera di lavorare corretta, probabilmente questo sarà un fenomeno che si perderà. E naturalmente ora c'è la necessità di rilanciare, ma di rilanciarlo il cinema veramente con i soggetti che possono interessare il pubblico. Il pubblico, per uscire da casa, lo devi convincere. Lo devi convincere con un'opera buona, con una sala adeguata, che altrimenti si resta a casa e si vede che cosa? Tutta televisione, tutto Netflix, tutto quello che ne viene appresso. Sono cose che sono costruite bene e fatte con un sistema e con un criterio, però in realtà non fanno più uscire il pubblico verso le sale.
E poi la tecnologia evolve, il sistema di produttivo evolve, serve formazione, servono nuove professionalità. Parliamo di formazione. Ma più che di formazione, di tecnologie. Le tecnologie chiedono la formazione. Anche avere un Russian Arm, che è una Mercedes con sopra un braccio che consente di portare una macchina in equilibrio permanente, è una macchina che ha bisogno di 4 persone specializzate. Le tecnologie hanno bisogno di persone specializzate, però in realtà accelerano dei processi di lavorazione, il che non è male. Quindi non è, ci sai, perché si gira in digitale ne possiamo girare 200 di inquadrature, tutte uguali, ci abbiamo tanto il materiale che non costa niente. No, non è così. Abbiamo un mezzo sempre più adeguato a lavorare velocemente e rapidamente e quindi a accelerare i tempi di lavorazione. I tempi di lavorazione così accelerati sono comunque una cosa interessante perché riducono senza dubbio i costi, però il costo deve essere portato lì dove serve proprio per il film. La qualità del film deve restare, quindi formazione alla base delle maestranze e delle figure apicali che ci lavorano. Le nuove tecnologie individuate perfettamente e portate nell'ambiente. E il prodotto poi deve avere una parte creativa sostenuta, adeguata, quindi sceneggiatura, scrittori per il cinema, tutto ciò che è stato un nostro patrimonio precedente. Oramai non si fa più perché, guarda caso, sposo l'idea di Luciano Tovoli, a politica non gli serve più il cinema e l'ha abbandonato, mentre in realtà una volta il cinema si autofinanziava perché bastava che uscisse un film discreto, buono, tutto ciò che si ricavava poi si reimmetteva e quindi era comunque una macchina che continuava a camminare. Ora non cammina più, si blocca, le uscite sono minimali, 3 giorni ed è finito tutto, una settimana al massimo, dopodiché o DVD o in rete. Grazie allora anche per questa conclusione così interessante. Dal microsalon. Grazie a voi. Dal microsalon di Roma, Maurizio Gennaro e Antonio Franco per Digital Production.tv.